Ben ritrovati al circuito Ale di Varano, buon pomeriggio ancora anche a te. Ciao ragazzi, bentornati. E allora siamo vicini a quello che è l'inizio di gara 2 della Mini GP, dopo che in gara 1 Cervioni ha creato uno stacco abbastanza interessante vincendo su Amelie ed Ignoti. Vado volante a leggervi quello che è la starting grid, la griglia di partenza, con Cervioni che parte in pole position 1.25.192, Amelie 1.25.832, Trubia 1.26.896, quarto Dignoti 1.27.149, Zampa 1.28.531. Ale, in gara 1 è partito dalla pit lane, Cervioni invece in questo caso parte sulla griglia di partenza. Ci aspettiamo una gara interessante, ma se dovessimo confermare ciò che è stato visto in gara 1, Ale, non dovrebbe esserci storia. Una bella storia invece quella per il secondo e il terzo posto, mentre si spengono le luci. Beh, buona via, partita la gara. Tutti sono partiti molto bene. Cervioni già se ne sta andando a prendere il suo mamma caffè. Mia, che staccata da parte di tutti, Ale. Guarda, vorremmo tanto capire come mai in gara 1 è partito sulla parte dei paddock. Cioè, purtroppo questa cosa qua non ci è stata segnalata. E avremmo magari bisogno di avere cattivoni quelli della regia, No, ma ce la prendiamo un po' con loro, che da tanto non ci prendiamo. Dai, sono stati bravi. Bella l'inquadratura dall'alto. La comunicazione, ci manca un po' di comunicazione da parte della gestione. Però vabbè, magari dopo ci potranno dare delle spiegazioni maggiori, no Giallo? Intanto andiamo on board già subito con Cervioni che, boh ragazzi, veramente abbiamo visto due curve, c'è già una frantumazione clamorosa, ma anche da parte di, in questo caso, del secondo, che è Amelie, se non ho visto male, Ale, che già sta staccando, bellissimo. Io ti chiedo, Ale, che cosa guadagna un pilota quando stacca allargando così in quella maniera il piede? Ma in questo momento qua... andiamo un po' sul tecnico, anche perché sì. Sembra che la gara stia già prendendo una sua piega. Ma assolutamente. Ma allora non è che guadagni qualcosa, semplicemente va a stabilizzare il suo... Il bilanciamento? No, va tramite a essere più sicuro sull'inserimento della curva, perché va a bilanciare il suo ciclo. Per l'entrata e per l'uscita, e tante volte è più un punto di riferimento. Io vedo che lui lo fa praticamente sempre. Sì, avviene spesso da persone che, da piloti che provengono dal supermotard on board con Cervioni, dal motocross. Quindi magari il ragazzo è proprio abituato a guidare in moto anche un po' più nervose, che vanno, tra virgolette, dosate con il gas. Sono stili di guida, Giallo, sono semplicemente stili di guida. Ma è pericolosa come cosa questa? Ma assolutamente no, assolutamente no. Il contatto con l'asfalto ti permette un attimino di reggere meglio quello che può essere l'entrata in curva. Poi ti ripeto, ci sono piloti, se ti ricordi, ad esempio un Max Biaggi non faceva mai questo tipo di lavoro, mentre un Marquez... Ma anche Marquez, i più attuali, Ale, tutti quanti quelli attuali. Marquez attuale invece è più propenso a farlo, no? Sono dimensioni diverse anche di pilota. E ti faccio una domanda, Ale, lo stile che il ragazzino acquisisce, ad esempio, qui in MiniGP, può essere vagamente anche, e questo qui lo vediamo anche nel calcio, Ale, perché quando uno prende una rincorsa, ad esempio, che va a calciare una punizione, si ispira ad un calciatore. Può essere fonte di ispirazione per i ragazzi anche allargare quella gamba, magari inconsapevolmente, senza sapere cosa sta andando a fare? Oppure tu che sei in moto, anche se sei ragazzino, sai quello che stai facendo e perché lo stai facendo, mentre viene completato il secondo giro? Sono impostazioni di guida, dipende chi ti ha insegnato ad andare in moto e soprattutto che esperienza hai fatto prima. Ci sono alcuni istruttori che prediligono l'inserimento in curva un po' più pulito, ci sono alcuni istruttori che prediligono l'inserimento in curva leggermente più sbilanciato. Purtroppo non è dato a sapersi, nel senso non abbiamo dei dati tecnici di provenienza del ragazzo e dei ragazzi, quindi non possiamo sbilanciarci più di tanto. La differenza, come dicevo prima, anche la differenza delle moto è abbastanza sostanziale. Ovviamente non c'è grosse differenza tra quelle della stessa categoria, quindi parliamo di tre moto, Amelie, Dignoti, Trubia, che hanno la stessa cilindrata, mentre Cervioni e Zampa ne hanno un'altra, con anche tipo altro tipo di motore. Quindi io direi che sulle moto qua possiamo parlarci veramente poco, nel senso che sono due categorie che sono state messe insieme
il pilota sicuramente fa un po' più di differenza. Sono tutti ragazzini, Giallo, quindi non possiamo... No, non assolutamente, tanto siamo un Borgo Cervione che affronta l'ultima chicane prima di completare il terzo giro della gara. Non possiamo sentirci di colpare, anzi si stanno divertendo i ragazzi. Però guarda Ale, posso dirti una cosa? Secondo me tu mi, sport, tu no? mi se, questa è sicuramente la cosa più importante, però tu mi insegnavi, come abbiamo commentato anche in altre gare, che la performance che tu riesci ad acquisire in gara 2 rispetto a una gara 1 è importante. Guarda ad esempio in questo caso Cervioni si è scappato, però ad esempio Ameli, cioè paradossalmente c'è molta meno gara rispetto a prima. Ameli ha distaccato Dignoti, mentre in gara 1 ha avuto difficoltà, se le sono date fino alla fine. Ti chiedo, è importante il fatto ad esempio che gara 2 arrivi alle 3.25, quindi ci sono 3 ore di distanza, e che abbiano 4 ore di distanza, scusami, e abbiano acquisito un certo tipo di consapevolezza questi ragazzini? Perché è importante questo distaccamento, cioè uno non se lo aspetta rispetto a gara 1, uno pensa che Ameli e Dignoti siano attaccati, invece qua c'è una staccatura, sono molto discostati. Ok, ma mi sembra anche a me molto strano che Ameli ha dato veramente tanto spazio rispetto al proprio avversario. Mi sarei aspettato, Gianluca, vedendo la stessa caratteristica di moto e il valore dei due piloti, di vederli ancora combattenti in gara 2. E invece probabilmente no. Dignoti in questo frangente di gara ha avuto, e si vede, un po' di difficoltà sull'inserimento curve e sull'uscita. Non so se c'è qualche problema magari con la parte delle gomme o semplicemente stanco, anche perché a Gianluca ricordiamo che non essendo, è facile, esatto, essendo comunque dei ragazzini bisogna capire che c'è anche una resistenza fisica, perché tutti pensano che era anche siamo già a gara 2, siamo già la differenza, pensano che sia tutto sulla moto, ma in realtà il pilota, ragazzi, tantissimo all'interno del... Beh, ti dico Ale, guarda, ti faccio, sai che a noi piace molto guardare i raffronti, guardiamo rispetto a gara 1, 11 minuti e 08 Cervioni, ad esempio Zampa che è arrivato quinto, 12 minuti e 11 secondi. Tu dicevi ad esempio il sudare, ci sono degli aspetti importanti che sono, cioè anche mantenere la concentrazione inalterata per ogni giro diventa complicato per un pilota di questa età. Sì, come stavo dicendo prima, è un problema proprio anche di caratteristiche fisiche, cioè la moto in questo caso non c'entra più di tanto, come vi ripeto, e c'entra di più il pilota. Inizierà sicuramente a Ameli, magari sarà un ragazzo più preparato, magari a Dignoti sarà un po' meno preparato, esatto, da Ameli, oppure fisicamente siamo parlando, sì assolutamente, no, assolutamente, o magari, ti ripeto, lo vedo un po' più stanco Dignoti rispetto a prima, probabilmente ha dato tutto in gara 1 e gara 2. E riguardiamo la partenza, Ale, Cervioni è partito, forse ecco una peculiarità che Cervioni può migliorare, ho visto anche che ha fatto un po' fatica, cioè adesso qui mantiene la prima posizione, ok, però ho visto che anche in precedenza, probabilmente anche avendo una moto diversa, ha avuto uno spunto difficile. Come migliori una cosa come la partenza, Ale? Nella vita, cioè, se uno ti chiede, sì, cioè... No, ci sono Gianluca. Lì c'è un problema di centralina, di setup sulle classi 600 e 1000, per esempio, viene comandata la partenza. Guarda che bella immagine, Alien, qua dall'alto della partenza. La partenza è salto in seconda marcia per evitare di impennare, però la centralina dà un taglio di potenza, perché sennò al momento dell'apertura la moto si potrebbe girare, quindi ribaltare. Su queste moto qua non c'è tutta questa elettronica, quindi ovviamente quello che fa la differenza in questo caso è il pilota. E sono i nervi anche del pilota in base come sfrizione e come accelera. Giallo, volevo anche ricordarti che la moto di Cervioni, grazie, scusami, mi viene il nome, è completamente differente rispetto alle altre. Si vede che è una moto completamente preparata e non proviene neanche da una stock, quindi è una moto a sé, mentre le altre comunque sono moto che sono state riprese da quelli che sono un canale originale, quindi con dimensioni un po' più propense a una moto 50 o un 125. Quindi anche lì, ti ripeto, è difficile fare dei paragoni in questo caso, perché non me la sento di farli, anche perché ovviamente sono le prime gare che i ragazzi fanno, perché con la storia del Covid ricordiamo sempre che, Ale, i ragazzi non hanno potuto fare grosse prove, a meno che soprattutto per questi ragazzi, che è fondamentale, esatto, quindi sai, questi ragazzi qua sono trovati con un momento di
di gioia e di gloria buttati su. Quindi, ragazzi, parliamo anche di un pochettino di paura, ci può essere. Cioè, non assolutamente, è, non no. è tutto ma così. È giusto che ci sia anche quella consapevolezza. Anzi, probabilmente la paura ce l'aspettiamo anche dai ragazzi adulti. Certo. Ma da questi ragazzi te ne aspetti di meno. Però, se il ragazzo giovane ha anche la consapevolezza, mentre andiamo a bordo con Cervioni, anche per vedere se è nervosa la moto oppure lui. Ma mi sembra che guidi in una maniera performante e clamorosa. Ecco, il discorso non so, della paura. Non sto parlando di paura di velocità, ovviamente, che ne hanno meno come velocità massima, ma hanno anche meno paura di velocità, perché probabilmente il ragazzo ne vede meno. È una moto un po' più impiantata. Esatto, la moto è un po' più, più impiantata. Il problema principale è la paura o comunque l'adrenalina di dover fare meglio, no? Quindi la competizione, che è sempre un gioco, però il ragazzino la vede sicuramente in maniera diversa, non è abituato così a questi sentimenti o stimoli che ci sono all'interno. Quindi anche la parte emotiva può fare il suo gioco. Assolutamente, assolutamente, Ale. Siamo al sesto giro, andiamo a bordo con Cervioni, che ancora affronta l'ultima chicane prima di varcare quella che è la fine del sesto giro, l'inizio del settimo giro. Cervioni ha dato uno stacco abbastanza importante ad Ameli. Ti vado un po' con qualche raffronto cronometrico, Ale, sì, sai che noi siamo amanti sapere del miglior giro. 1:22.651 ad esempio. Però guarda, ti dico, eccolo qui Ameli, fa 1:24.414. Quindi c'è 1:08 di distanza tra il miglior giro del primo e del secondo, mentre in precedenza c'erano più di 2 secondi. Quindi quello di cui parlavamo prima, di cui abbiamo parlato molto spesso noi, è che in gara 2 vanno migliorandosi anche e soprattutto quelli che stanno dietro. Mentre Dignoti fa 1:25.763, sono più di 3 secondi, poco più di 3 secondi, 3 secondi e 1. Però c'è un miglioramento sostanziale, nonostante Ameli abbia staccato clamorosamente Dignoti e non ci sia effettivamente poi, da un punto di vista anche delle immagini visive, chissà quale gara, quale importante spiegazione. Sì, la differenza purtroppo la vediamo solo su non la vediamo purtroppo su Zampa, scusate, che addirittura è andato a peggiorare il suo best lap di quasi. Beh, ad esempio, guarda qui Ale, andiamo a guardare un po' i raffronti cronometrici, perché all'1:22.212 non è stato bissato da Cervioni, che ha fatto 1:22.651 in gara 1. Ameli 1:24.900. Sta iniziando l'ultimo giro, scusami. 1:24.989 Ameli in gara 1, in gara 2 fa 1:24.414, migliora di mezzo secondo praticamente il miglior assolutamente, giro. Assolutamente, assolutamente. Dignoti fa in gara 1 1:24.897, in gara 2 non si bissa, anzi peggiora di 9 decimi, 1:25.763. Ad esempio Trubia fa un miglior giro in gara 2, 1:25.596, in gara 1 aveva fatto 1:26.652, peggiora di un secondo. Sì, ma come stavo dicendo prima, Zampa peggiora, scusami, a chiudere 1:30.667, sì. Crolla di un secondo e mezzo il suo miglior giro. Dignoti, Trubia e Zampa hanno avuto un calo di performance, quindi penso e presumo che sia da qui ha l'aspetto fisico anche del pilota, vero? Per l'aspetto fisico del pilota, mentre Ameli probabilmente ha un fisico leggermente più preparato, potrebbe essere che ha anche un'età maggiore, i dati tecnici dei piloti non ci mentre sono Cervioni Ale sta chiudendo, possiamo, questo no, fare. No, non facciamo neanche, non ci permettiamo anche di dare questa tipologia di spiegazione. Cervioni sta andando a ultimare le ultime due curve. Finisce qui la gara, vince Cervioni esultando, allarga evidentemente il braccio, vince gara 1 e vince gara 2 con distacco siderale, impennanducchiando nemmeno tanto, forse se l'aspettava la vittoria di gara 1. Sistema di raffronto cronometrico dell'arrivo da parte di Ameli, che chiude a meno di 20 secondi, cosa che invece non era riuscita in gara 1, molto di più. Ameli staccato in maniera anche abbastanza importante, interagente rispetto a Dignoti, che arriva con Trubia. Attenzione, c'è stata gara, aia. C'è stata gara là dietro. Sì, purtroppo non ce l'hanno fatto vedere quella. Dignoti, Trubia, abbiamo visto, ci siamo focalizzati molto su Cervioni ed Ameli, c'è stata gara, Are. C'è stata una gara importante e performante sul finire. È stata una bella gara, anche gara 2. Un ringraziamento da parte mia di Alessio. Ciao Ale. Ciao ragazzi. Buon pomeriggio a tutti. Beh, è andata meglio. Siamo riusciti a non partire in pit lane in questo giro. dai, abbiamo dato il 100% dal sabato.
e la gara ce la siamo un po' giostrata per non rischiare troppo. E dai, abbiamo un po' pasterizzato fino alla fine, e due vittorie in un weekend è buono. Dai, ci portiamo a casa 50 punti, che dai, ottimi per la stagione. Adesso io voglio sapere dal papà quant'è contento da 1 a 10. Ah, 10 ovviamente, cosa devo dirti? È due mesi che lavoro sulla moto per prepararla, dai colori al motore. Dai, così siamo a posto, contentissimo. Allora ve lo meritate, ciao ragazzi, grazie. Grazie, ciao. Grazie a voi. Ciao, ciao. Ci siamo avvicinati a Vittorio. Ciao Vittorio, com'è andata questa seconda manche? È andata bene, vedendo la prima che avevo il mio avversario attaccato, adesso ho deciso di, a parte adesso ho fatto una partenza veramente strepitosa, veramente bene. Ho preso un po' di spazio, ho fatto 2-3 giri al massimo per poi rilassarmi un po' in gara, anche perché ho alcuni dolori alla mano con le vibrazioni dei due tempi. E ho provato nei primi giri a tenere il passo ai Cervioni, ma era veramente impossibile. E niente, qui. Però vedi che in partenza sei migliorato, giusto? Adesso l'ho fatta bene bene. Ho dato anche qualche metro a quelli dietro e mi ero appiccicato quasi a quello davanti. Benissimo, grazie Vittorio, alla prossima. Ciao, alla prossima. Ok, aspetta che gli faccio le foto. Aspetta.